Il sindacato della funzione pubblica della CGIL di Teramo accende i riflettori sulla problematica delle aggressioni registrate negli ultimi mesi ai danni del personale sanitario, in particolare nei pronto soccorso dei presidi provinciali della ASL di Teramo. La ASL ad oggi ha emanato una procedura che consiste in tutta una serie di comportamenti che il personale sanitario deve adottare e in una cartellonistica che va posta all'interno dei pronto soccorso che faccia capire anche all'utenza cosa vuol dire rispettare il personale sanitario. Purtroppo questo non basta e gli ultimi accadimenti ne sono la riprova. Per questo motivo il sindacato chiede l'istituzione di un presidio di vigilanza anche negli ospedali periferici che possano fronteggiare i crescenti episodi, gli ultimi in ordine di tempo a Sant'Omero e Giulianova ai danni del personale sanitario. Sostanzialmente noi chiediamo anche alla luce delle due recenti aggressioni al personale sanitario solo nei primi 10 giorni di settembre, chiediamo una presenza dei vigilanti all'interno dei pronto soccorso, una presenza fissa, perché ad oggi i vigilanti sono impegnati anche in un servizio di controllo, non sono assegnati ad una singola unità operativa, ma bensì sono il vigilante di presidio, quindi ciò comporta che loro devono necessariamente controllare diversi punti all'interno del presidio e questo loro giro di controllo li porta ad assentarsi dal pronto soccorso con le conseguenze che conosciamo. Altro argomento è stato quello del mancato accordo dei livelli occupazionali nella riapertura della RSA di Bivio Bellocchio a Giulianova. C'è una delibera della ASL che sposta alcuni uffici amministrativi all'interno dell'RSA Bivio Bellocchio. È stato prorogato il termine sostanzialmente di apertura a febbraio del 2024 e questo avrà due ricadute. La prima è che non c'è più l'accordo sul diritto di precedenza per lavoratrici e lavoratori che scade il 31 ottobre e quindi chiaramente si capisce bene che a febbraio non ci sarà l'obbligo di riassumere gli stessi lavoratori che prima avevano lavorato all'interno di quella struttura per il long covid sostanzialmente. Quindi innanzitutto c'è una questione occupazionale. I posti di lavoro non è che sono a rischio, sostanzialmente di fatto in questo momento non c'è alcuna garanzia, quindi si perdono i posti di lavoro di chi aveva precedentemente lavorato lì.